Benvenuti a questo nuovo video del Conevi Channel Italia. Come avete visto, abbiamo aperto il video con una grandinata, qualche giorno fa ha grandinato qui a casa mia e è stata una grandinata ridicola, nel senso che ha grandinato per 5 minuti, 10 minuti e avete visto che anche i chicchi erano piuttosto piccoli, però sono anni che non mi ricordo di una grandinata qui dove abito io e quindi l'ho ripresa e ve l'ho fatta vedere. Siamo arrivati alla settima e ultima puntata del Giro per Castelli. Oggi, oltre al Giro per Castelli, ci sarà una tappa in più perché, visto che eravamo a Entrò, siamo andati perché c'era anche Nicoletta con me fino alle Combes. Le Combes è stata la residenza estiva per diversi anni di Papa Giovanni Paolo II. Dicevo, ultima puntata, in tutte queste puntate abbiamo visto una trentina di castelli, torri della Valle d'Aosta. In realtà, in Valle d'Aosta, tra castelli, torri e caseforti, superiamo i 90 edifici, quindi in realtà ce ne sarebbero ancora tanti da raccontare, ma sono tutti quanti, diciamo, minori rispetto a quelli che vi ho fatto vedere finora. Partiamo con il primo castello che abbiamo già visto in un altro filmato, il castello di Gressin, e vicino al castello di Gressin c'è anche una torre. Il castello di Tour de Villa, a lungo detto anche Torre dei Poveri, è un castello privato del comune di Gressin, in Valle d'Aosta. È un castello di epoca medievale, poco noto, anche perché rispetto ad altri castelli valdostani, come il castello di Fenisso o quello di Sogne, gestiti dalla regione, questo è meno imponente, seppure sia in ottimo stato di conservazione, ed è stato fino al 2011 abitato dai proprietari e non visitabile. Visibile dalla strada regionale di Gressin, immerso tra Mileti e Vigneti, lo si raggiunge prendendo la strada per la frazione omonima. Il castello, secondo François Gabriel Fruta, ripreso dallo storico Giuseppe Giacosa, ha preso il nome dai Seigneurs de Villa au Gressin, che lo fecero edificare intorno al 1191. Delle 220 famiglie nobili valdostane, i de la Tour de Villa erano tra quelle più antiche. Infatti, la famiglia dei signori de Villa è una delle 10 di cui si sa per certo che fossero presenti tra il 1000 e il 1200. Sappiamo inoltre che nel XIII secolo tale famiglia ebbe la carica di vicedomini di Aosta. Forse per questo la tradizione vuole che la signoria di Villa appartenne a tale Gondulfo de la Tour, forse padre di Sant'Anselmo. Secondo la storiografia, i La Tour de Villa lo lasciarono in eredità alla famiglia degli Eymonier, e in seguito passò ai Carrel. Il nome di Tour des Pauvres, Torre dei Poveri, gli deriva dalla proprietà successiva, la parrocchia di Saint-Laurent di Aosta, che ne dispose nella Cassa dei Poveri. Dopo un periodo di degrado, nel 1864 passò a tale Vincent Carlin, che nel 1885 lo cedette al vescovo di Aosta, Joseph-Auguste Duc, che lo restaurò e lo trasformò nella propria residenza estiva. Il castello appartenne al vescovado di Aosta e nel 1921 al barone Gerbord della nobile famiglia di Saint-Nicolas. Dal 1945 è di proprietà della famiglia Arruga di Milano. Il castello, fino al 2011 privato e non visitabile, è stato trasformato in struttura ricettiva e ospita mostre temporanee.
Nel 2012 vi ha avuto sede parte degli eventi per la Festa della Cultura del Comune di Gressan. La Torre della Planta o della Plantà è un'antica torre di avvistamento che si trova nella piana tra il comune di Gressan e quello di Jovensan, in Valle d'Aosta, a 5 minuti a piedi dal castello di Tour de Villa. La Torre della Planta è in rovina e non è visitabile per pericolo di crolli. Mentre la funzione della torre appare chiara, fu costruita allo scopo di sorvegliare la strada che attraversava la piana verso la Dora, l'origine e l'epoca di edificazione sono incerte. Secondo Giuseppe Giacosa, che la chiama Torre La Pianta, risalirebbe all'XI secolo, mentre Carlo Nigra ne colloca l'edificazione nel XII secolo ad opera della famiglia valdostana De Plantata, da cui prese il nome. Un'ipotesi recente di Guglielmo Lange, che non ha trovato conferme, vorrebbe le caratteristiche della Torre della Planta identiche a quelle delle torri romane della cintura muraria di Augusta Pretoria all'odierna Aosta, per cui la torre di Gressan potrebbe essere una torre del primo secolo a.C. Le fonti concordano sul fatto che fu abitata nel Medioevo dai nobili De Plantata o della Plantà, ma secondo fonti recenti essi vi si trovavano piuttosto tra il XIV e il XV secolo. In quest'epoca la torre subì una trasformazione d'uso, con l'aggiunta di corpi abitativi e di servizio, di una cinta muraria e di una cascina funzionale al maniero verso ovest, di cui però non restano tracce. Maria, l'ultima discendente dei De Plantata, a metà del XVI secolo, la lasciò in eredità ai Bardonage. Questa nobile famiglia, originaria del Delfinato, si installò nella torre per circa un secolo. Ai Bardonage succedette la nobile famiglia dei Vallese, parte del Conseil des Commis, fedele ai Savoia, e seconda per importanza solo la potente famiglia degli Chalands. A metà del XIX secolo venne acquistata da Gaspard Antoine Giraudeau, curato di Jovensan. Nel 1886 fu rivenduta agli Imperial di Gressan, che ne sono tuttora i proprietari. Abbiamo visto il castello Tour de Villa e la torre Planta o Plantà. Adesso proseguiamo nella vallata verso il Monte Bianco e andiamo a vedere il Châtelet-Argent. Il castello di Châtelet-Argent, che non aveva scopo abitativo ma veniva sfruttato dal feudatario solo in caso di pericolo, era composto da un dongione circondato da altri corpi architettonici e protetto da una triplice cinta muraria. Il cocuzzolo di marmo sul quale si ergono i ruderi del castello era già occupato in epoca preistorica e successivamente fu occupato in epoca salassica e poi romana da una fortificazione posta a guardia della valle. La parte meglio conservata, che caratterizza l'aspetto del sito, è rappresentata dal dongione di forma cilindrica, alto circa 16 metri e avente un diametro di 9,50 m, misurato all'esterno. La porta era posta a 8 metri dal suolo per garantire una maggiore difesa in caso di attacco, permettendo di ritirare la scala a pioli per accedervi. La forma circolare della torre, inaugurata in Valle d'Aosta nel XII secolo, garantiva un minor perimetro da difendere per unità di superficie. Secondo alcuni studiosi, il nome di Châtelet-Argent deriva dalla zecca, argent in francese significa denaro, che vi avrebbe avuto sede.
Indagini più recenti confermano che il toponimo Castrum Argenteum fosse già in uso intorno al 1175. I ruderi del castello oggi visibili risalgono al XIII secolo, più precisamente la costruzione del castello daterebbe 1275 ad opera di Maître Jacques de Saint-Georges, architetto del conte Pietro II di Savoia. Diversamente dagli altri castelli valdostani, Châtelet-Argent fu sempre sotto la giurisdizione di Casa Savoia, anche se la baronia di Châtelet-Argent ebbe numerosi signori, i Bar, gli Chalands, i Roncat e altri. Oggi è visitabile e gestito dalla Fondation Grand Paradis, che organizza visite guidate al rudere e lungo un itinerario che si snoda sul promontorio denominato Vivre Châtelet-Argent, ovvero vivere il Châtelet-Argent. E questo era lo Châtelet-Argent. Adesso imbocchiamo la Valle di Rèmes. La Valle di Rèmes, in teoria siamo ancora prima della biforcazione, perché si sale a Entrò e subito dopo Entrò la valle si biforca. Da una parte abbiamo la Valle di Rèmes, Rèmes Notre Dame, Rèmes Saint-Georges, e dall'altra parte un'altra vallata, la Val Savaranche. A Entrò c'è il castello di Entrò. Nel filmato vedrete, oltre al castello, un altro edificio. Un edificio che era un edificio che è del 1600, che è molto bello, ed era una cascina, una fattoria, comunque una dépendance sempre del castello di Entrò. Il castello di Entrò fa risalire le proprie origini al XII secolo, quando venne costruito con una struttura piuttosto semplice, costituita da un mastio quadrato circondato da una cinta muraria non eccessivamente spessa. Viene nominato nei documenti della castellania del Châtelet-Argent nel 1244. Per esigenze di migliorare la struttura, Pierre Sariot nel 1260 lo fece ampliare, facendolo divenire una vera fortezza. Ulteriori modifiche nel XV secolo portarono il castello a una forma più arrotondata. Il castello subì due traumi in tempi moderni che costrinsero a nuovi restauri: un incendio nella seconda metà dell'Ottocento e uno all'inizio del Novecento. In particolare, in quest'ultimo caso, i lavori vennero diretti nel 1910 dall'architetto Jean Chevalley per commissione del proprietario, il cavalier Gonella, portando il castello alla forma attuale. Oggi il castello, di proprietà dei conti Caracciolo di Brienza, nella sua parte aperta al pubblico, è gestita dalla Fondation Grand Paradis, grazie alla concessione in comodato data dai conti al comune di Entrò. A luglio 2012 la torre del castello è stata riaperta al pubblico dopo un intervento del restauro che ha coinvolto anche altre parti del complesso. È veramente molto bella questa cascina dépendance del castello d'Entrò. Sicuramente dal vivo rende meglio che non in video. Adesso da Entrò faremo quella deviazione di cui vi ho parlato prima e andremo alle Combes. Le Combes, che è stata, come dicevo, residenza estiva per diversi anni di Papa Giovanni Paolo II. Per cui vi lascio con un po' di minuti di stradine, veramente stradine di montagna. Poi dalle Combes scenderemo e andremo al castello di Arvier.
Il castello di La Motte è un castello valdostano medievale in rovina che domina il paese di Arvier. La storia di questo castello è in gran parte oscura. Il complesso viene citato per la prima volta nei documenti dell'omaggio feudale del 1287 in cui giurò Aimone de Arviero. Per lo storico Jean-Baptiste de Tillier prenderebbe il nome dal nobile savoiardo Aymar de La Motte, segretario del conte Filippo di Savoia, il quale alla fine del XIII secolo avrebbe sposato l'ereditiera della famiglia de Arverio. Il de La Motte lo fece restaurare e gli attribuì il proprio nome, con il quale è noto nelle udienze. Nel 1306 o più probabilmente nel 1409 passò ai Davise, che lo tennero come Maison de Plaisance. La traduzione letterale di Maison de Plaisance sarebbe casa di piacere. Qui si intende una dimora per le vacanze e lo svago del signore, in cui non venivano effettuati ricevimenti ufficiali. Queste dimore venivano abitate stagionalmente, per la caccia ad esempio, o occasionalmente. Fu quindi lasciato in consignoria alla nobile famiglia dei Sariot de la Tour e a quelli di minor nome dei Lostan. Trascurato da questi proprietari, all'inizio del XVIII secolo il castello era già in rovina, utilizzato per fini agricoli o pastorali come fienile o stalla. Dopo secoli di incuria, la struttura venne acquistata dalla regione, che nel 2006 provvide a importanti interventi di restauro e messa in sicurezza. Tuttavia, nonostante il completamento dei lavori, l'area è ancora in stato di degrado, in attesa di una nuova destinazione d'uso. E abbiamo visto il castello di La Motte ad Arvier, che io prima ho chiamato il castello di Arvier, ma semplicemente per capirci, perché è proprio al centro di Arvier. In realtà esiste un altro castello di Arvier, o anche chiamato castello di Montmayeur, che si trova all'ingresso della Val Grisanche, quindi sempre nel comune di Arvier, però è ormai diroccato ed è rimasto pochissimo. Tra l'altro è un luogo in cui ci si accede soltanto tramite un sentiero. Adesso andremo ad Avise. Ad Avise andremo a vedere il castello di Blonay. Non perché non ci sia un castello di Avise, c'è il castello di Avise, che è, come vedete nella fotografia, praticamente una casa forte che è all'ingresso del paese, mentre noi andremo a vedere il castello Blonay, che ha più la struttura da castello, non fosse altro per il torrione centrale. Bene, andiamo ad Avise. Il castello di Blonay è un castello medievale non visitabile che si affaccia da un promontorio al centro del borgo di Avise, nei pressi della chiesa di San Brizio. Secondo Jean-Baptiste de Tillier fu la prima dimora dei signori d'Avise, una nobile famiglia valdostana già presente nel XII secolo. Torre e edificio che compongono il castello di Blonay non risalgono alla stessa epoca e non ebbero sempre gli stessi proprietari. La torre fu edificata nel XII secolo e solo nel XV secolo si aggiunse il resto del castello. La torre seguì a lungo le vicende dei Davise, mentre il corpo di fabbrica adiacente alla torre venne lasciato in eredità nel 1645 da Prosper Davise, senatore del Senato di Savoia, ai suoi nipoti Claude e Josué de Blonay, figli di Marie Davise e di Jacques de Blonay, originario dello Chablais. Claude de Blonay ne fu nuovamente investito alla morte della madre tra il 20 e il 27 marzo 1649 e successivamente quell'ala del castello restò nelle mani della famiglia de Blonay. François Gaspard Davise fu l'ultimo erede della famiglia. Nelle disposizioni testamentarie del padre Antoine Balthazar del 9 febbraio 1677 ricevette metà del feudo, mentre la sorella del defunto, Claire-Marie Davise, ricevette in eredità il resto insieme al marito Charles-Joseph
della nobile famiglia dei Bianco di San Secondo. La torre servì a lungo da prigione, tanto da assumere l'appellativo di Torre delle Prigioni. Nel 1787 Philippe de Blonay, in una dichiarazione feudale, reclamava il proprio diritto esclusivo a imprigionarli i malviventi. E questo è quanto per il castello di Blonay. Tra l'altro, a riconferma di quanto detto all'inizio sul numero di castelli e di torri presenti in Valle d'Aosta, ad Avise c'è anche un terzo castello, il castello di Cré, che è ridotto a un rudere, non c'è rimasto praticamente nulla da vedere. Andiamo all'ultimo castello, il castello di Écourt o di Les Cours, che si trova nel comune di La Salle. Dopo questo castello ritorneremo a casa e, come al solito, il riepilogo sui consumi, la batteria e tutto quanto ha a che vedere con il rendimento della nostra Kona. Il castello di Écourt, detto anche Torre di Les Cours o di Les Cours, è uno dei castelli della Valle d'Aosta posto nella frazione di Écourt nel comune di La Salle in Valle d'Aosta. Il castello venne fatto costruire sul finire del XII secolo dalla famiglia aristocratica di origine notarile Les Cours, de Couris o Les Cours, che già dal 1430 infeudò una parte dei propri possedimenti alla famiglia Châtelard, incluso il castello. Secondo la tradizione, nel 1224 vi nacque Papa Innocenzo V, nato Pierre de Tarentaise e appartenente alla nobile famiglia Les Cours, ma alcuni studiosi, tra cui Aimé Pierre Fruta, non confermano queste ipotesi. Nel 1551 il castello venne definitivamente venduto alla famiglia Boselle e nello stesso secolo pervenne poi come cosignoria alle famiglie Gall e Malier. Nel 600 la proprietà passò in blocco alla famiglia Passerin, che la mantenne sino al 1730. Della struttura originaria, risalente all'epoca dei Les Cours, si è conservata oggi la principale torre a pianta quadra e un breve tratto dell'antica cinta muraria del complesso. Il popolare nome di Torre di Les Cours, infatti, deriva proprio dal fatto che la parte più evidente è ancora oggi l'antica torre medioevale. Nel Settecento, all'epoca dello storico Jean-Baptiste de Tillier, era parzialmente in rovina. Il de Tillier ipotizza che, come altri manieri valdostani, venne fatta distruggere per la cattiva condotta dei proprietari. Fino a pochi anni fa si conservavano alcuni affreschi nella sala, che fu probabilmente la cappella interna del castello signorile. Secondo Mauro Cortellazzo, la torre di Les Cours presenta alcune importanti analogie costruttive con altre torri valdostane costruite in piano, come lo spessore delle mura di 2 metri alla base. Ed eccoci, tornati a casa. Eravamo partiti con 10.438 chilometri, l'autonomia indicata era di 333 km e avevamo la batteria al 75%. All'arrivo il contachilometri segnava 10.529, l'autonomia 231 km, la batteria era scesa al 56% e abbiamo avuto un consumo medio di 12,4 kW
ora per 100 km. Quindi abbiamo percorso 91 km. In realtà abbiamo perso 102 km di autonomia, quindi più o meno siamo lì. E la batteria è scesa del 19%. 12,4 kWh per 100 km su 64 kW vorrebbe dire un'autonomia ipotetica di più di 500 km, in pratica 516 km. Quindi, come al solito, la Kona si dimostra una macchina molto efficiente. Abbiamo avuto anche soprattutto il pezzo da Entrò alle Combe che è in forte salita, poi è vero, per ogni salita c'è la discesa, come capita praticamente sempre in Valle d'Aosta, e quindi parte dell'energia persa per la salita l'abbiamo recuperata in discesa. Con questa puntata abbiamo terminato il nostro giro per castelli, come vi ho detto più volte all'interno del video, in realtà i castelli, le caseforti, le torri in Valle d'Aosta sarebbero molte di più, ma dovremmo fare un'infinità di video su questo argomento, per cui ci fermiamo qui. I castelli che abbiamo visto sono i più importanti, i più belli, i più famosi, qualcuno anche sconosciuto, ma ancora ben conservato e ben visibile nel panorama valdostano. Spero che questa serie sui castelli vi sia piaciuta, che vi abbia fatto conoscere un po' di paesaggi e un po' di storia della Valle d'Aosta. Concludiamo qui questo video e l'appuntamento ovviamente è al prossimo video.